sono qui anche come segno di gratitudine a ciò che voi fate, al lavoro che voi svolgete, alla modalità con cui radicate la presenza del Signore in un contesto come questo. La mia visita in via Quarti, sono stato lì che sono rimasto colpito dal vostro stile di condivisione del bisogno e ho sentito il desiderio di rivedervi di nuovo e di incontrare la comunità parrocchiale che sta dietro questa, quell'esperienza che ho trovato molto significativa di condivisione di un bisogno in quella situazione veramente radicale. Sono diverse le ragioni, come spiega lui stesso, che portano il cardinale Scola a ritornare nel decanato Baggio, in cui era già stato circa 2 anni fa, entrando appunto tra le case popolari di Via Quarti in un momento di grande tensione per gli sgomberi. Questa volta l'arcivescovo è presso la parrocchia Sant'Anselmo, dove conclude il ciclo di 9 conferenze dedicate a delitto e castigo, promosso per riflettere nell'anno della misericordia sul nesso tra colpa, peccato, riconciliazione e conversione. Il parroco Don Giuseppe Nichetti dice: leggiamo la sua presenza come un grande gesto di affetto e di cura per il nostro cammino, aprendo quello che definisce un trattenimento spirituale. E così, già dal titolo del primo paragrafo, Peccatori perdonati, si intuisce l'orizzonte complessivo di riferimento della catechesi dell'arcivescovo, che prende avvio dalle recenti parole del Papa. Ognuno di noi dovrebbe domandarsi: sì, quello è un peccatore, e io? Tutti siamo peccatori, ma tutti siamo perdonati. Tutti abbiamo la possibilità di ricevere questo perdono che è la misericordia di Dio. Dunque, per comprendere la riconciliazione, occorre partire non dal peccato, ma da Dio. Infatti, noi non potremmo parlare del peccato come cristiani, questa è una prima cosa molto importante a cui tengo molto, se il nostro sguardo non partisse dal crocifisso risorto, perdonati, continuamente perdonati, con il riproporsi del sacramento della riconciliazione, possiamo spandere il profumo di Dio, come dice la scrittura, il profumo di una vita riconciliata. È questa costitutiva identità di redenti, di riconciliati, a costituire il contenuto della nostra autocoscienza, cioè quando noi riflettiamo, ritornando dentro noi stessi in profondità, sulla domanda chi sono, la definizione migliore che possiamo dare di noi cristiani è appunto di essere dei riconciliati, dei redenti. Dei redenti. Siamo peccatori perdonati, figli di un popolo redento, comunità riconciliata. Il peccato non si riduce mai a una vicenda tra l'individuo e Dio. Esso comporta una ferita reale inferta al popolo cristiano. Il Padre quindi ci ha fatti membra dello stesso corpo, siamo un unico corpo che è la Chiesa, la sposa di Gesù risorto. È importante insistere sul fatto che questo dono che ci viene elargito nel battesimo, anzitutto, è un dono fatto per sempre. Noi siamo stati fatti Chiesa, comunione ecclesiale, e da un certo punto di vista nulla di ciò che possiamo compiere è in grado di annullare questo dono. Per questa ragione ogni cosa che viviamo e compiamo incide, che io faccio, incide sulla vita di tutto il popolo, di tutta la grande famiglia dei cristiani, della famiglia che è la Chiesa. Fossimo più coscienti di questa circolazione di comunione. Pensate ai nostri fratelli cristiani che stanno dando la vita in taluni parti del mondo. Pensate a quanti in una notte perdono tutto. Sono stato in Iraq, nel grande campo profugo
profughi di Erbil, e lì c'erano 125.000 persone che in una notte hanno dovuto lasciare tutto. Il male compiuto chiede di essere riparato. Il peccato ferisce chi lo fa e incrina i rapporti con gli altri, con la comunità e con Dio. Occorre che si faccia strada in noi allora l'atteggiamento permanente di confessione. Riconciliazione con Dio e riconciliazione con la comunità cristiana sono dunque inseparabili. Guardate che essere consapevoli un pochino di questo, vivere questo atteggiamento di domanda, come facciamo prima della messa, di chi si riconosce peccatore, renderebbe più affascinante, più attrattiva, ancora più bella la vita delle nostre comunità. Difatti il sacramento della riconciliazione non si esaurisce nella confessione, ma trova la sua profonda identità in una serie di passi, non solo premesse, ma gesti che concorrono veramente all'evento del perdono. Passi di contrizione, confessione, penitenza. Questi tre elementi possono essere in un certo senso riuniti in quello che si può chiamare un atteggiamento di confessione, che manca molto nella nostra esperienza cristiana. Io lo sto sottolineando molto nelle assemblee ecclesiali con cui apro la visita pastorale. Da qui la conclusione del cardinale. L'incontro con Gesù è sempre luce che ci rende consapevoli delle ferite che i nostri peccati infliggono a Dio e alla Chiesa. Ma se noi pratichiamo il sacramento, comincia a farsi strada in noi quell'atteggiamento permanente di confessione, che sostenuto da un autentico dolore, ci conduce alla confessione dei nostri peccati, l'abbraccio della Chiesa attraverso l'assoluzione del ministro, e il cammino di rigenerazione profonda attraverso la penitenza e le opere che ci sono chieste ci ridona slancio nella vita. Perché in questo senso, essere regolari nella pratica del sacramento della riconciliazione ci cambia lentamente il cuore e ci rende capaci di comunione, di cui abbiamo assolutamente necessità. Perché o noi documentiamo ai nostri fratelli e alle nostre sorelle, uomini, a tutti, che in forza del dono di Cristo, che avendo in comune Gesù Cristo, siamo dentro una relazione di amore, o non risultiamo convincenti, o i nostri ambienti diventano noiosi,